È cominciata oggi in Basilicata la stagione dei saldi. Secondo le proiezioni delle associazioni di categoria, i lucani spenderanno qualcosa come 11% in più rispetto allo scorso anno. Ma vediamo se davvero va così, ne cominciamo a chiedere ai commercianti. Le previsioni delle associazioni dei consumatori dicono che quest'anno ci sarà una ripresa per quanto riguarda i saldi. Sta andando così davvero? Sì, diciamo che un primo impatto di stamattina, il dato è sicuramente questo. Speriamo possa mantenere, che possano avere più ragione di tutti loro. E l'auspicio, diciamo, è questo. E la stagione è un po' particolare, con le cerimonie, diciamo, che si sono assestate rispetto agli anni post-Covid, però siamo tutti molto fiduciosi. È interessata ai saldi? Sì. Che cosa sta cercando di comprare? Ho già comprato, ce l'ho ai piedi. Ah, le scarpe, quindi? Le scarpe, beh. Quanto sconto ha avuto? Il 20. Ed è soddisfatta del 20%? Sì. Per adesso, lo so che dopo aumenterà lo sconto, ma adesso servono le scarpe, quindi ci contentiamo. Primo giorno di saldi, come stanno andando le cose? Discretamente, si spera in una stagione piena e intensa, speriamo bene. Rispetto ai saldi invernali ci sono aspettative migliori? Spero e credo di sì, comunque essendo anche estate, quindi rispetto all'autunno, inverno, che diciamo la gente non è in movimento come l'estate, si spera di sì. Qual è in queste prime battute dei saldi il capo di abbigliamento più gettonato? Le t-shirt, gli shorts, canotte, questi articoli estivi, diciamo, freschi. L'esordio dei saldi come sta andando? Diciamo abbastanza bene, pensavamo anche meglio, però non ci lamentiamo, visto che siamo sabato, fine settimana, quindi magari qualcuno è andato al mare, ci rifaremo settimana prossima. Comunque le previsioni delle associazioni dei consumatori e dei commercianti dicono che effettivamente questi saldi saranno positivi. Lo speriamo anche noi, è quello che speriamo. Qual è il capo di abbigliamento più venduto in questa prima giornata? In questa prima giornata gli abitini freschi, comodi, quotidiani. E lo sconto va da? Dal 15% al 30%.